Secondo anno che la parrocchia di San Martino Vescovo ripercorre il transito, ricorda il transito di San Martino e la vigilia, ricordando quelli che sono i passaggi fondamentali della vita di San Martino. In questi giorni di festa, caratterizzati appunto dalla condivisione, abbiamo invitato ieri mattina con la messa dei bambini della scuola Margherita di Navarra, che stanno all'interno dell'abbazia, hanno portato questo mantello dove è presente quest'anno un albero mezzo verde e mezzo bruciato, perché cerca di ripercorrere quello che San Martino ha vissuto in questo anno, cioè l'incendio di quest'estate che ha distrutto gran parte della natura. I bambini poi hanno contribuito con generi alimentari. Come dicevo, il verbo da utilizzare è condivisione. Nel condividere si sta tutti insieme e i bambini hanno portato tutti questi viveri. L'invito che facciamo in questi giorni è quello di portare un gesto di solidarietà, portare qualche cosa di viveri per la Caritas, per i bisognosi che ne hanno tanto bisogno, e le famiglie vanno sempre crescendo, c'è sempre più bisogno di aiuto da parte degli altri. La cosa che ha fatto la pandemia è stata dividerci, ognuno nelle proprie case. Quello che fa la guerra è dividere un paese dall'altro, dividere una persona da un'altra. Quello che ci dice San Martino è: non importa il ceto sociale che sia ricco, che sia povero, si è sempre benvenuti in abbazia, dico sempre io nelle visite guidate. L'importante è stare uniti, io dico sempre: insieme costruiremo un mondo migliore. Dobbiamo stare uniti e abbassare le mura. Abbassare quelli che sono delle mura di recinzione che non ci permettono di arrivare all'altro, perché uniti possiamo fare molto.